Eccoci, buona serata alla ricerca della vera bellezza. Questa sera la vera bellezza la cercheremo insieme, logicamente, a un musicista, insomma, quindi utilizzeremo la musica per trovare la vera bellezza. E questo lo faremo con chi? Con Fabio Garante, anche perché è un Ciao a ritorno. tutti. Grazie Fabio Ciao, grazie per essere qui. E quindi, come sempre, è appunto parlare di musica, parlare di te e cercare la vera bellezza che ci circonda, Fabio, perché oramai l'abbiamo persa di vista la vera bellezza. a te. Ecco, Assolutamente. e allora io direi di partire proprio da questo aspetto: quanto la musica può riuscire a farci riacquistare questa capacità di vederla, la vera bellezza che ci circonda, proprio attraverso le emozioni. Beh, la musica, come hai appena detto tu, sono emozioni, soprattutto la musica strumentale, che come ad esempio guardare un Sì. quadro astratto, quindi ognuno di noi, non essendoci un testo, si fa, diciamo, la sua idea e in base anche un po' anche alcuni titoli, diciamo, che sono le ho scelti in base un po' alla sensazione che mi dava il brano, oppure la sensazione che dava con chi ne ho parlato, diciamo, prima che uscisse. Però diciamo che appunto, le emozioni sono la vera bellezza, cioè se si vive le emozioni, secondo me, Ah, sì, sia negative assolutamente. che positive, cioè Sia negativo, l'importante. però è giusto vivere di emozioni, altrimenti sarebbe veramente una vita di quelle piatte, insomma, se non. Esatto, non bisogna spegnersi o di qua o di là, comunque sempre accesi di Sì, emozioni. assolutamente. Senti, ma in quanto chitarrista, insomma, insegnante e quanto altro, sei contento di vivere questi tempi? O avresti preferito, che ne so, fare il chitarrista, fare l'insegnante, che ne so, negli anni 50? Che ti devo dire? Allora, ufficialmente dovrei dire che sono contento di questi tempi, però in realtà i tempi d'oro, soprattutto per quello che piace a me e diciamo, quello che ascolto io, e anche per uno strumentista, diciamo, perché diciamo che sono gli anni, che ne so, 60, 70, 80. Diciamo che io dovrei avere avuto 20 anni tipo nell'80, 85. Sarebbe stato perfetto. Quindi vedi, lì forse, ma forse perché ti saresti sentito più libero di esprimerti, ritieni? Più libero, ma soprattutto più tra virgolette anche capito, cioè nel senso è messo nel contesto giusto, ma un po' tutti, diciamo, i musicisti probabilmente. Non credo che ci sia un chitarrista, diciamo, che nel 2023, cioè preferisce il 2023 anziché gli anni 80. Dico chitarrista, ma qualsiasi strumentista, insomma. Senti, visto che noi comunque siamo fatti di incontri, no? Cioè, nel senso che gli incontri contano tanto nelle nostre vite, voglio sapere qual è stato l'incontro nella tua vita che, diciamo, non dico che te l'ha cambiata in meglio, però. A parte la fidanzata, A parte, certo, a parte la fidanzata, certo, a parte la in fidanzata. realtà tu ti aspetteresti che io dico i nomi di quelli dei big No, con cui no, ho no, 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 suonato. no. In realtà mi fai venire in mente che chi mi ha cambiato la vita è stato il mio primo insegnante, che l'ho trovato su un giornalino, perché noi siamo adesso, non siamo anziani, però diciamo che andiamo verso, tu ancora verso i 30, io vado verso i 40. E l'ho visto in un giornalino, quindi è stato anche un caso, cioè, sai quelle cose che succedono? Sono andato al bar a prendermi il caffè e nel giornalino c'era scritto questo annuncio di questo insegnante. Perché io andavo a scuola, cioè a scuola, andavo a lezione da uno, tra virgolette, che dopo 10 giorni io avevo già imparato tutto perché ho sempre fame di conoscenza, tutto quello che sapeva lui, chiaramente. E quindi dopo ho dovuto cercare diciamo, un professionista, insomma, che. E niente, questo incontro, poi dopo da lì, a parte che ci siamo trovati bene umanamente, però dopo lui mi ha cominciato a dire che comunque ero portato, siccome studiavo molto e così, secondo lui dovevo fare il conservatorio, eccetera, eccetera, io lo sapevo neanche che esisteva il conservatorio. E dopo in realtà è per colpa sua, capito, che ho fatto l'esame, cioè forse per me, tra l'altro quando cominciai ho detto mai, non andrò mai in una scuola dove ci sono esami, tutte queste robe qua, perché sono ansioso, e invece alla fine dopo mi sono laureato, eccetera, eccetera. Però è tutto causa sua, diciamo, causa positiva, insomma. Meno male, meno male, meno male. Senti, ma tu hai giovani che si avvicinano al mondo della musica in quanto tu insegnante. Che cosa dici di non di fare, ma di non. Dici, guarda, questa cosa non la dovrete mai fare. Allora, intanto devi suonare perché ti piace, non per fare, tra virgolette, la rockstar, oppure per avere i followers o quelle robe lì, che comunque. Cioè, li può avere chiunque, ormai si comprano, quindi Sì, sono. ma Cioè, infatti, tranquillamente.
Sì, è una roba insomma un po' quasi inutile. E poi dopo, insomma, devi tra virgolette, tu mi hai chiesto cosa non devono fare. Sì, cosa non do, non, quest, dici, questa cosa non la dovrete mai fare. Non dovete andare a suonare gratis. Purtroppo lo sai che Dovete farvi pagare come pagano chiunque altro. Se siete le bravi, cose gratis non vengono apprezzate, lo possiamo esatto. dire. Se vi prendono perché sono bravi, cioè Sì, siete sì, bravi, sì. no? Non perché, Sì. così diciamo che c'è libero, siamo tutti alla pari. Sì, assolutamente. E senti, invece, ritornando invece un po' al mondo discografico di oggi, ma rispetto proprio a te come musicista, no? Non solo come, insomma, autore, compositore, quello che sia, ma proprio come musicista. Ecco, ritieni che dove sia la cosa che, l'errore più grande che, ecco, impedisce a musicisti bravi come te, di avere le giuste possibilità, le giuste occasioni. L'errore non è tanto dei musicisti, ma è della cultura generale italiana. Diciamo che se uno va a vedere, tra virgolette, senza offesa per chi fa quelle robe lì, ma se uno va a vedere il karaoke, Sì. pensa che quello lì sia un musicista. Però al karaoke ci può andare anche mia nonna. Cioè, nel senso, Come va... Adesso, no? poveretta, Canto cioè... pure io al karaoke, quindi. No, vabbè, ma cioè, ci sta, però... oppure, che ne so, se vedono uno cantare al piano bar... Piano bar una volta si chiamava piano bar, appunto perché Perché uno. c'era uno che suonava davvero il piano. Esatto, adesso fa il karaoke lui stesso di se stesso. Cioè... Sì. Quindi, oppure, che ne so, se vai a vedere gente che. No, diciamo che non c'è la riconoscenza, cioè non si capisce chi lo fa. Cioè, se suono io, suono un altro che ha appena cominciato, quasi è difficile che se ne accorge la gente, capito? Cioè. Oppure, se anche uno fa finta, la gente non se ne accorge. Questa cosa è incredibile. Cioè, al giorno Sì, d'oggi, che questo è magari vero. vengono presi gente che va lì a 20 euro perché tanto vanno solo lì a montare gli strumenti a fare così, tanto la gente non se ne accorge. Sì. Senti, tu comunque, la tua esperienza, insomma, c'è stata anche all'estero, eccetera. Voglio sapere, ecco, dov'è la differenza, insomma, di un pubblico, insomma, all'estero, il pubblico italiano, insomma, cioè, c'è questa differenza o no, o non c'è? C'è assolutamente, l'ho vista la prima volta in Inghilterra, quando sono andato in Inghilterra, che lì c'era proprio un pubblico partecipe, nel senso che se uno anche non suona, comunque ha una cultura musicale, cioè ma dovuta anche alla scuola, cioè scuola, non dico di musica, proprio scuola normale. E quindi tu, se non sei uno che fa il musicista, sei comunque uno che capisce cosa sta succedendo, insomma. E questo più o meno all'estero. Non so, non ho suonato ovunque, però dove sono andato più o meno il concerto è questo. Quindi, ripeto, se metti lì uno che fa, tra virgolette, ridere o finta, cioè la gente lo capisce. Come no, come no, come no, assolutamente. E invece, ritieni che esista proprio una, ecco, il jazz italiano, cioè proprio dico, come se fosse un genere, no, un genere proprio, insomma, esiste il jazz italiano o invece c'è sempre questo legame, con il jazz, quello classico? Beh, allora, il jazz in realtà quello classico è intramontabile, nel senso che però è modernizzato. Quindi faccio un esempio, mentre una volta si suonava il jazz classico, adesso a parte che è pieno di jazzisti, anche molto famosi, è che magari non sono che ne so, non vanno in televisione su Non Rai sono 1, popolari, non perché non siano, ecco, non non sono sono proprio... popolari. Esatto, però, cioè, voglio dire, te ne posso citare a miliardi. Diciamo che è modernizzato. Adesso, ad esempio, se uno suona jazz, è chiaro che avendo la musica fatto dei progressi, anche ci sono varie scuole, quindi anche la gente più chi suona è più, diciamo, conosce più cose. E poi si usano anche, diciamo, cose moderne, che ne so, effetti moderni, distorsori. Diciamo che più che jazz adesso c'è anche quello classico, però è più, diciamo, si chiama fusion.
Perché Sì, poi, un po' una commistione, possiamo dire, una più sì, una. diciamo che dagli anni 80, 90, adesso non mi ricordo, ci fu Miles Davis, famoso Sì. jazzista, che collaborò in qualche disco rock, adesso non mi viene in mente, anche se devo saperlo perché l'ho studiato, però vabbè, al massimo eliminiamo questa parte della... Mi ricordo... La cancellerai in un secondo momento. Esatto, non mi ricordo, doveva collaborare con qualcuno di un qualche musicista rock. Ed è lì che diciamo che è nata questa fusion. Quindi dopo ci sono stati vari chitarristi, ad esempio, che non suonavano più solo con l'ampli pulito, ma usavano, faccio un esempio, la distorsione e altre, diciamo, tecniche, modi di suonare. Eh sì. Senti, ma se tu oggi, sinceramente, avessi lì con te questa sera Miles Davis, Sì. a parte una cena, che cosa Offre lui. accadrebbe? Che offre lui però, offre lui. Che cosa accadrebbe lì a casa tua? Vabbè, intanto lo porterei almeno al ristorante perché non lo tengo a casa. E, boh, io con questi personaggi, mi sono anche quelli che ho conosciuto, secondo me hanno talmente tante cose che hanno fatto, talmente tante esperienze così, che non accadrebbe niente stare lì ad ascoltare quello che mi dice, ma impari anche solo ascoltandoli. Mi è capitato di conoscere personaggi con lunghe carriere così, che solo andarci a cena, faccio un esempio, impari, chiaramente sul palco impari cose musicali, però impari proprio questioni di vita, diciamo, cose che neanche ci avresti mai pensato, magari. Esattamente. Senti, ma delle tante qualità che ha Bobby Solo, invece qual è la qualità che hai rubato? Oh, la qualità che ho rubato è il suono. Cioè, che ho rubato, chiaramente lui è molto Sì, meglio. sempre in senso buono, no? Sì, però mi ha aperto un po' la mente sui suoni, perché lui è molto attento ai suoni, quindi vuole un determinato sound, vuole tutto un... E io diciamo che quel sound lì non era una cosa che faceva, diciamo, molto parte di me. Poi è uno che è molto curioso, quindi ogni giorno si cambiavano effetti, pedalier, cioè non c'era mai il stesso suono, però e quindi questa ricerca tra l'altro mi ha anche stimolato, perché venivo anche da un momento che, sai, dopo un po' più o meno il tuo suono ce l'hai, e se non arrivano, invece lì sei proprio stimolato in queste situazioni, perché sono sempre alla ricerca di qualcosa che non si troverà mai, però è comunque Certo, assolutamente, assolutamente. E senti, proprio allora, visto che abbiamo parlato di ricerca, abbiamo parlato di curiosità. Ecco, come è nato questo nuovo album? Ecco, che cosa è successo per poter dire sì, effettivamente ci sono delle idee su cui poter lavorare. Che cosa è successo? Beh, allora, un po' come con tutti gli album, allora diciamo che il primo album l'ho fatto, tra virgolette, con le idee, magari mi chiamavano in studio a registrare, alcune cose me le tenevo per me e poi dopo me le sono registrate per il mio album. Con gli album dopo invece ero più cosciente di quello che facevo, quindi mi mettevo lì, però alcuni pezzi sono nati così, nei modi più disparati. Cioè, ad esempio, un pezzo addirittura mi è nato, sono andato, non vado mai in discoteca, cioè, non sono mai andato nella mia vita. Quella sera lì, non so perché, ero in una discoteca, c'era un pezzo molto hard rock prima che cominciasse la discoteca. E quindi dopo da lì ho preso spunto, il giorno dopo ho scritto un pezzo, adesso mi ricordo quale, ma comunque un pezzo hard rock di quelli del secondo disco. Il disco nasce da un'esigenza di qualsiasi disco che faccio, da un'esigenza artistica più che... Ho bisogno di esprimermi, no? Non sono tanto bravo a parole, anche se come vedi ho la parlantina, ma in realtà sono timido. E quindi è un'esigenza artistica. Ho proprio, ogni tanto mi viene. Quando c'è il pezzo lo sento dentro, proprio so già che se mi metto lì con la chitarra in mano davanti al computer per registrare con gli amplificatori e tutto, perché io registro ancora la vecchia. E, cioè, io lo so già che mi viene fuori un pezzo, cioè devo solo star lì un attimo. Spesso me lo sento. E questo disco, beh, il disco è venuto fuori un po' alla volta, perché comunque magari registri un'idea, registri un riff, poi dopo la vai a rivedere, eccetera, eccetera, registri un giro, oppure, che ne so, sei anche lì che, tra virgolette, cazzeggi, no? In casa, ti viene fuori un giro, lo registri col telefono, giusto per ricordartelo, che poi ne avrò miliardi di registrazioni che non ho usato.
e poi dopo lo riporti a casa. Però lì è una sensazione, cioè qualsiasi cosa, anche solo che sei in tour, che vedi una cosa, oppure al soundcheck provi una cosa e dici, cavolo, che senti che bello, aspetta che me lo registro. Senti, quindi, ma non ti è venuta l'idea di, insomma, di passarli anche sul vinile? Mi è venuta l'idea, sì, però per un disco strumentale non credo ne valga tanto la pena. Nel senso, non ne vale la pena. A livello economico, più che altro. Mm. Perché comunque i costi chiaramente con vinile aumentano. Mm-hmm. Certo, certo. E poi viviamo in un'era, purtroppo, che già il CD ormai è obsoleto, anche se sta tornando di moda. Sì, sì, però certamente sì, per chi veramente, per gli appassionati, per, no, che un po' coloro che vanno alla ricerca, no? Quasi, come, quasi da collezionisti, diciamo, no? Sì, sì, ma io sono un collezionista, io ho miliardi di concerti, DVD. Sì, 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 sì. Quindi è normale che uno lo fa più in questo senso. Senti, io direi a questo punto, facciamolo ascoltare, logicamente c'è solo l'immagine, non è il classico videoclip, c'è solo l'immagine della copertina dell'album, e guarda caso proprio Sofì, no? Esatto. Ascoltiamo proprio Sofì. L'album, infatti, no? Il titolo è Sofì, e ascolteremo proprio adesso Sofì e poi torniamo, insomma, e aggiungeremo qualcos'altro sia sull'album ma anche su altre cose, insomma, che riguardano, insomma, sicuramente il tuo viaggio, no? Il tuo viaggio musicale, che è un bellissimo viaggio, quindi questa è una cosa importante, no? Sì. Quindi ce lo gustiamo, dai, ci andiamo a gustare Sofì. Bellissimo, Fabio, e poi bello proprio questo
sono pulito, questo no. Sì, questo è un classico esempio di pezzo che è venuto da dentro, quindi mi sono messo lì con la chitarra acustica. Cioè, se ti devo dire adesso gli accordi, neanche me li ricordo, Perché perché mi è sono venuto. talmente di getto proprio, cioè Sì, non nel... riuscirei a riprodurlo identico, cioè perché, e poi il tema, diciamo che quello, diciamo, la chitarra elettrica l'ho fatto anche lì di getto, perché poi non mi piacciono le cose finte, quindi preferisco, cioè non mi piace registrare, sistemare, riregistrare la pezzettina e poi là, quindi anche mi piace il disco vero come una volta, insomma, come diceva Jimmy Page, non mi occupo di tecnica, ma mi occupo di emozioni, oppure qualcuno che gli diceva, guarda che lì nel disco hai sbagliato quella parte dell'assolo. Sì, ma se lo rifaccio non ho più la stessa Ma certo, intensità, quindi non, lo tengo così. è vero. Senti, visto che appunto ritorniamo al discorso che uno deve lasciare un segno, ma tra 200 anni, quando non ci saremo più fisicamente, ma solo spiritualmente, che cosa vorresti lasciare di te? Appunto, questa delicatezza, la tua determinazione, la tua curiosità, appunto, la tua musica. Ecco, cosa vuoi lasciare ai posteri? Allora, la curiosità sì, però anche la delicatezza, che è una cosa che, cioè, io da vedere sembro un tipo, tra virgolette, so, sempre tutto frenetico in realtà, però la delicatezza è una bella parola che poi questi brani qua, alla fine nei miei dischi mi rendo conto che i pezzi, quelli più belli, sono quelli più tranquilli. E anche questo è molto, secondo me, come tocco, molto delicato, Sì, molto. sì. Cioè non c'è, capito, cattiverio, cioè, diciamo che questa è la mia vera essenza, secondo me. Beh, Cerco particolare. No, di perché è bello nasconderla. questa tua sfaccettatura, diciamo, no? È bella questa cosa che tu in effetti, no? Guardando anche la foto che è dietro di me, insomma, mi sembri. No, guardando la foto sembra più come rocker più che no, Sì. vero? Certo, cioè, beh, è l'immagine, ma poi tutti, se vai a vedere i musicisti, anche quelli che sembrano più rock, alla fine sono, se li vedi nella vita normale, sono super easy. Ma io poi sono un po' tutto, cioè la musica mi piace un po' tutta. Chiaramente, tra l'altro, a proposito di delicatezza, eccetera, eccetera, il disco è stato dedicato, purtroppo, perché è venuta a mancare la mia gatta, cioè, prima non c'era in mente di dedicarlo a lei, però durante la lavorazione è venuta a mancare e subito questo pezzo sembrava quasi che l'avessi scritto per lei, anche inconsciamente, no? Comunque era vecchietta. Ma è lei, la gatta nella copertina, è proprio lei? No, No, perché sono pieno di foto della mia gatta, però. pensavo che fosse... No, invece non è lei. No, perché nella copertina ci vuole una determinata qualità, eccetera, eccetera. E poi, insomma, era bella la foto, diciamo, col gatto e la custodia della chitarra, che Custodia, così bella non ce l'avevo, diciamo, come. sì. Sì, ho Come capito, ho immagine. capito. Però... Certo, no, senti, visto che tu hai tirato fuori questo... Quindi il fatto di questa sensibilità, che secondo me chi fa musica deve avere un'alta sensibilità, cioè inutile che uno, io non credo che una persona, diciamo, senza sensibilità possa fare musica, arte, io non credo che lo possa fare, però ecco, tu questa sensibilità cosa fai, diciamo, un po' per proteggerla? Faccio il rocker come vedi nella foto. Fai il rock, quindi quando fai il rocker lo fai per proteggere la tua sensibilità. Sì, sostanzialmente, ma in generale nella vita, adesso uso un termine un po' così, faccio il patacca, no? Però in realtà sono ultra sensibile, quindi cioè, è un po' un casino vivere così. Sì. E probabilmente lo sei anche tu adesso, da come parli, cioè, lo percepisco, diciamo. Sì. È un po' dura perché dopo poi quando passano gli anni è sempre un po' più difficile nasconderlo, no? Quindi adesso un po' la lasciamo andare, adesso sembro più tranquillo, ma ero più tranquillo che prima, solo che no, non nascondevo. Ma senti, ma sei sempre, cioè, anche prima di salire sul palco, sei sempre tranquillo o hai, anche tu, insomma, come tanti artisti, quei 5 minuti prima di salire sul palco hai bisogno proprio di stare isolato, lontano, cioè non devi... Io non sono mai tranquillo neanche quando sono a letto. Sì, prima di salire sul palco, se c'è possibilità di stare da solo un attimo, è meglio. Diciamo per concentrarmi. Comunque sì, diciamo che anche tutti gli artisti, ma anche quelli che lo fanno da 50 anni e fanno palchi da 100.000 persone ogni sera, hanno comunque un po' di paura. Cioè,
se non hai quella cosa lì, bisogna che cambi lavoro, secondo me. Certo, diciamo, ci deve essere un minimo di... Sì, anche perché non siamo dei robot. Se tu suoni, poi ogni sera è diversa, no? Anche se io suono la stessa cosa, quando è sempre diversa, ogni sera è... Perché dipende anche da come sono girato, no? Perché uno, che ne so, se vai, faccio un esempio, se hai male un dente, non è che puoi dire, capito, guarda, stasera non suono, suono lo stesso, però non suono, magari suono un pelo peggio. Sì, certo. Che me ne accorgo solo io, però... Sì, sì. Ma invece ripartiamo un attimo alla cosa quando... Ecco, che cosa fai tu quando ti rendi conto, che ne so, di avere un pubblico, non dico distratto, perché, però, che ne so, che non sembra quasi che non si riesce a creare quell'interazione. Ecco, tu che cosa fai in quelle situazioni? Beh, allora, intanto io faccio il chitarrista, quindi l'interazione, a parte durante, diciamo, le serate dove suono proprio solo strumentale, così l'interazione più che altro è il cantante che la deve creare. Tu accompagni, quindi deve essere il cantante che deve rendersi conto. Esatto. Però cosa faccio? Diciamo che poi lo fai di lavoro, quindi... chiaramente quelle serate lì probabilmente non suono come se quando c'è il pubblico, diciamo, più coinvolto. Chiaramente suono un po', tra virgolette, non dico svogliato, ma un po' più giù di tono, insomma. Però cioè, comunque non, chiaramente è una cosa non bellissima, insomma, dal punto di vista emozionale. Sì. Però poi dipende anche un po' dai pezzi, da con chi suoni. Cioè, chiaramente se suoni con uno, tra virgolette, famoso, ecco, la gente che viene lì viene perché sa che sente quelle canzoni lì. Quindi, più o meno va sempre bene. Quindi quello magari non va bene un pezzo, tra virgolette, però per il resto... Però il resto va, certo, sì. Esatto. Poi probabilmente siamo anche noi che dobbiamo dare un po' di enfasi, che magari delle volte, però... Ripeto, se fai, che ne so, tre serate di fila, alla terza serata un po' cotto sei, quindi non suonerai come nella prima. Se fai 8 ore di viaggio in macchina, quando arrivi non è che sei carico come una mina. l'episodio più divertente che ti è successo nelle tue tournée, insomma, insieme ad altri artisti? Allora, ce ne sono 6.000, adesso me ne viene in mente uno, perché tra l'altro sabato, faccio un esempio, suono con Gianni Drudi. Sì, è venuto in mente che cambiamo, una volta... anche perché Gianni, sono già 4-5 volte che è presente qui, grande. Quindi grande Gianni Drudi, sì. E siamo andati in un posto che era pieno zeppo di gente, a parte che, faccio due esempi, una volta siamo andati a suonare in una discoteca che abbiamo suonato tipo alle 3 della mattina, quindi siamo stati lì tipo dalle 6 poi chiusi dentro alla camera, perché non puoi uscire con lui, no? Perché sennò... E mi ricordo che c'erano era tipo uno sgabuzzino, c'erano dei materassi buttati lì, e quindi li abbiamo messi per terra e ci siamo fatti il pisolino. Chi dorme? Io mi sono solo appoggiato perché sono fuori di soldi. Oppure un'altra volta c'era talmente tanta gente che non riuscivamo a uscire, e quindi siamo usciti da dietro, tipo da una rete tagliata... Per da dietro al palco, non mi ricordo se abbiamo tagliato noi la rete, qualcuno ha tagliato la rete per farci uscire comunque. Bello. Perché sennò non ci andavamo più a casa, sai, quando sei a tipo, sì, sei ore di macchina, tu sai che devi tornare, certo. Che la gente magari sta lì a dire grazie, ho capito, però intanto sono le 2, io devo tornare a casa. Però giustamente noi dobbiamo ripartire, esatto. Rientriamo un attimo nella composizione, voglio sapere. Ecco, sì, tu l'hai detto, insomma, sei certamente il tuo spazio ideale lì e nella tua cameretta, eccetera. Però ti è mai capitato, insomma, che ne so, che sei a fare una passeggiata in un bosco e lì, che ne so, ti viene, non lo so, l'ispirazione? Che cosa... Sì, assolutamente. Io sono un passeggiatore. Tutti i giorni, se riesco, faccio la passeggiata. Mm-hmm. Anche perché ho tipo... dietro a casa tipo una foresta lì dove vedi senza saperlo io l'ho intuito, sì. Senza... sì no, poi faccio anche un sacco di, che ne so, trekking, insomma, sempre dietro a camminare. E la natura ispira molto perché ti liberi la mente. Praticamente il 95% di quello che ho scritto l'ho scritto passeggiando qui dietro a casa, e anche dei testi mi sono venuti in mente, ma da niente, tipo da una frase, che ne so, mi ricordo che stavo ascoltando. Ci possono fare dei nomi di artisti
se arrestano. No, certo che Sì. puoi fare come? Tipo, Anche perché mica non diciamo niente di offensivo e di assolutamente. rispettoso, Stavo quindi. ascoltando un'intervista di Jovanotti, non mi Ah, sì. ricordo perché, ho sentito una parola che da quella parola ho scritto tutto un testo. Una parola mi ha fatto scattare la Ti ha cosa. fatto scattare la, vedi, la molla. Ah, sì. Esatto. E lo scrivevo durante col telefonino mentre ero lì che passeggiavo. Quindi, No, no, no. perché vedi, poi è vero che ognuno, no, giustamente trae stimoli da situazioni totalmente diverse, Sì, ma giustamente. qualsiasi cosa, cioè, anche da stasera, magari tu mi dai un input, Sì, e dopo potrebbe venire fuori, certo. ci ripenso, poi se nel prossimo disco vedi un pezzo che ho scritto Pietro, Vengo io fuori al posto del gattino nella copertina, io con la mia testa fuori dalla storia. Senti, rientriamo un attimo nell'album. Allora, adesso certamente c'è questa la promozione dell'album, eccetera, però ci sono altre cose parallele, almeno di quello che puoi svelare, su cui stai lavorando, non lo so. Allora, adesso sto, a parte, appena uscito l'album, quindi un po' bisogna riposare la testa, Certo. anche se comunque in realtà ci sono già tante idee per gli album successivi di a metà, che volendo se mi ci metto, però devo anche avere un po' di voglia, tra virgolette, di ispirazione, cioè non posso mettermi lì così a tavolino, cioè devo sentire che ho qualcosa da dire, se no Sì, non sì, mi sì, viene sì. fuori niente di interessante. E poi, vabbè, progetti, sì, ci sono i tour estivi, chiaramente adesso avremo un po' di serate con Drudi, un po' dappertutto. Adesso non c'è neanche l'agenda, quindi non ti so dire esattamente dove, ma tipo Ancona, insomma, tu di un po' in giro Ma solo per con Drudi o anche con Bobby solo? No, con Bobby, in realtà non è che ha una band, si è turnisti lì, tra Sì, virgolette, sì, quindi sì. si va a periodi, cioè ogni tanto ci sei, ogni tanto non ci Sì. sei, dipende anche da un po' dove suona e così. Certo. Quindi, invece con Drudi siamo sempre quelli, più o meno. Poi, Sì. e poi insomma, in realtà sono molto impegnato, quindi se anche mi chiamasse, tra virgolette, bisognerebbe anche poi dopo disdire altre da, sarebbe un casino. Quindi chiaramente dipende, diciamo, ogni anno va a sé. Ma proprio progetti, cioè paralleli, diciamo un po', non lo so, su qualcosa di, che ne so, tipo sto collaborando alla scrittura di una sceneggiatura, di un musical, una cavolata, cioè. No, quello no, adesso al momento no, a parte che io insegno anche in varie scuole, quindi tutto l'anno sono bombato, tra virgolette, tra lezioni, Sì. cioè, Certo, quindi anche. sono sempre impegnato, poi chiaramente uno ha anche la sua vita, un minimo, poi beh, nella vita, ad esempio, spesso registro anche per Bobby Solo, per Drudi, mi capita che mi mandino, però. Sono cose che capitano al volo, quindi non ti so dire, magari domani mi arriva una roba che devo registrare, non, però no. Sì, potrebbe accadere giustamente. Però musical, qualcosa io non ci ho mai pensato, No, perché effettivamente. non lo so, perché ascoltando un po' dei tuoi pezzi, no? Visto anche il tuo tocco, non lo so, mi è venuta così, mi si è illuminata la lampadina, diciamo, ah, sarebbe, no, i tuoi brani sarebbero adatti, che ne so, per un musical, non lo so. Beh, guarda, mi hai dato l'idea che adesso ci potrei anche pensare, non so come. Che non l'ho mai fatto. Sì, certamente serve una sceneggiatura, tra virgolette, da musicare, insomma, in questo senso, insomma, no? Sì. Sì. No, no, ma così avevo pensato in tal senso. No, Senti, io sono sempre aperto a collaborazioni, e che sì, ma lo chiaramente. so, per questo dico, siccome tu sei uno molto curioso, l'abbiamo detto più volte, e quindi. Sì, diciamo che più avanti con gli anni, chiaramente avendo 2000 cose da fare. Perché poi questo è un lavoro, è come fare, che ne so, avere un ristorante, no? Sei sempre impegnato, cioè non hai una vita, tra virgolette. E, cioè, diciamo che devi fare una scelta di vita per fare questo lavoro. O fai musica o fai una vita, tra virgolette, normale. Però se vuoi fare veramente musica, devi vivere solo per quello. È vero, è vero, è vero, è verissimo, è verissimo. E, se lo vuoi fare di lavoro, chiaramente. Sì. E quindi, nel senso. Ho 2000 core, quindi sono sempre molto impegnato. E anche lì, chiaramente, più vai avanti, più fai selezione. Magari mi contattano anche in un po' di situazioni, però bisogna che seleziono alcune cose, o un po' che mi piacciono, perché più vai avanti e più, insomma, preferisco fare una cosa che mi piace e prendere meno rispetto a prendere. Chiaramente, se mi offri 6.000 euro,
ti faccio anche la cosa che non mi piace. Certo, però, certo. Però se posso, penso, se che posso... sia, penso che sia scontato, insomma, mi sembra normale. Insomma. Però la selezione è aumentata e soprattutto il tempo a disposizione è meno, quindi diciamo che se uno mi dice guarda, io dico guarda, la faccio tra virgolette o a tempo perso quando riesco, oppure bisogna vedere, diciamo, anche un po', tra virgolette, è brutto da dire, ma anche il budget e tutto, cioè se devo fare una roba che per un sacco di tempo per niente, preferisco, che ne so, andarmi a fare un giro. No, che è giusto sottolineare che logicamente passione, ma professionalità, ecco, cioè, è meglio, dobbiamo sottolineare, perché sennò uno poi ha sempre quest'idea dell'artista che, no... Che esatto. Come se non ci fosse professionalità nel fare l'artista, capisci? Solo in Italia, però, devo dire. Lo so, assolutamente. Senti, dopo aver ricordato logicamente che tu basta scrivere Fabio Garante, insomma, ti possiamo trovare su tutte le piattaforme, insomma, e sapere anche le date delle tournée, esatto. Oltre all'album, comprarlo, ascoltarlo, eccetera. E c'è anche in versione fisica, se qualcuno si vede. Infatti. Se qualcuno lo vuole, l'abbiamo vista, mi scrive. Anzi, la rinquadriamo un attimo, la copertina. Ecco, così esatto. Solo per, la rifacciamo rivedere, la copertina, solo per... Lì basta scrivermi un messaggio, io spedisco ovunque. Un attimo solo che non riesco a capire. Io la vedo. L'ho vista. Non riesco, va bene, non riesco a mostrare adesso di nuovo la copertina, faccio aspettare, la rimostriamo un attimo, scusami, perdonami. Sì, ma io l'avevo vista comunque. No, sono io che non si vedeva, evidentemente adesso la ricarichiamo, la ricarico e la faccio vedere, la mostro. Okay. Mostriamo la copertina. Vediamo. Eccola. No. Eccola qui. Quindi questa è la copertina, e quindi dicevamo, a parte che insomma, veramente la foto è azzeccatissima, quindi sì. Devo essere sincero, insomma, che assolutamente la foto è più che azzeccata. E stavamo dicendo, quindi certamente il tocco, la delicatezza e quant'altro, ma ci sono le emozioni di cui parlavamo dall'inizio, insomma, che sono fondamentali, insomma. Assolutamente, sì. Ma anche il tocco, cioè ogni brano probabilmente aveva uno stato d'animo diverso, anche perché sono un po' lunatico. E quindi sì. Ogni cosa, se la vado a risuonare, io sono molto emozionale, quindi se la vado a risuonare non suonerò mai uguale. Infatti io volevo chiederti proprio, per chiudere, volevo oltre a curarti il meglio, ci mancherebbe, cioè, volevo chiederti proprio questa cosa, ma tu adesso... Se dovessi rimettere mano, certamente, ho capito che tu le cose le scrivi di getto, quindi è complicato, però se dovessi decidere di, riascoltando tutto quello che hai fatto, eccetera, ecco, rimetteresti mano, cioè decideresti di cambiare quei brani, o no, vuoi mantenere tutto quello che hai fatto, lo vuoi mantenere così com'è? Ma no, in realtà no, cioè dopo chiaramente vorrei mantenere tutto così com'è. Ma a livello, poi magari se lo risenti, senti qualche piccola tra virgolette errorino evitabile, ma in realtà io ti ripeto che lascio, cioè, non è un disco digitale, è un disco vero, quindi anche i rumorini, tutte quelle robe lì, cioè è un po' come ascoltare quei dovuti paragoni. Cioè, se ascolti i Rolling Stones non sono perfetti, si sentono nei dischi che stanno suonando, però è come fare un album live, no? Ci sono molte più emozioni, cioè se tu guardi il concerto, ascolti il disco, chiaramente è molto più emozionante il concerto. Sì. Io il disco lo registro come se fosse un concerto dal vivo. Sì, ma è vero, perché anche se, ripeto, il suono è veramente pulitissimo, cioè... Sì, ma sono quelle che sento solo io. No, nel senso che questo non so... Se perché è legato al fatto che c'è questa delicatezza, e quindi il suono è così pulito perché c'è questa delicatezza, o perché effettivamente è pulito perché è proprio il tuo modo di suonare che è pulito, come ti devo dire? Sì, no, ma in realtà sono, a parte che questa qui diciamo che è tecnica, no? Tecnica strumentale, più sei tecnico, perché poi non è la tecnica, non è tanto andare veloce, ma fare le cose bene, no? Quindi
uno studia tutta la vita per andare veloce, poi in realtà scopri che... Che scopri invece da caso. Che è difficile fare cose lente che abbiano un senso, sì, che abbiano un'enfasi e che ad esempio se tu metti una distorsione, per uno che comincia, se tu gli metti la distorsione, cacchio, si sente un casino che non si capisce niente, cioè magari non si sente neanche la nota che sta facendo, talmente c'è casino sotto. Sì. E quindi in realtà bisogna è più importante quello che non si sente che quello che si sente, insomma. È più importante. E quindi la pulizia, sono diciamo che sono un chitarrista abbastanza pulito, me lo dico da solo, faccio un complimento, dai. E poi anche il suono, io non sono un grandissimo ricercatore del suono, perché preferisco più suonare che stare lì. Però insomma mi rendo conto di trovare dei suoni, sì, belli, alla fine me lo dico, cioè li sento e dico cacchio, chissà come mi è venuto in mente, perché dopo non me lo ricordo più, perché sai, dopo cambi pedali, cambi, tipo il suono di chitarra acustica di questo brano, non mi riuscirà mai più un suono così bello, ma non so, in realtà sono due microfoni, però magari c'è l'angolazione, cioè tutte quelle cose lì che... Abbiamo, vedi... Senza che uno dircelo prima, senza chissà quali, io non ho letto nemmeno critico, solo attraverso l'ascolto. Sì, però, sì. Ascoltando le prime parole che mi sono venute, delicatezza e pulizia. Cioè, delicatezza, sì, e pulizia. Sono anche delicato nel suonare, sì, cioè nel senso, anche se suono robe pesanti, comunque non sono uno che... Cioè, sì, ci do, però, come dire, no, Più che fare uno sforzo, tra virgolette, fisico, sono molto preciso e faccio, diciamo, il minimo indispensabile, ma è una cosa, ripeto, sempre tecnica che uno studia. Certo, utilizzando più in questo caso la parte tecnica, diciamo, sì. Esatto. Diciamo che in generale meno ti muovi, meglio è, perché sei più rapido e più... Poi meno ti muovi e meno sposti. Certo, se faccio così, becco tutte le corde, se faccio così... È un esempio stupido, però se insomma... No, ma rende pienamente l'idea, assolutamente. Allora, Fabio, grazie di cuore, veramente. Grazie a te, Ogni volta che ci incontriamo diventiamo filosofi. Perché no? Sicuramente, davanti, vedi, come dicevi tu, davanti a un buon caffè, una bella chiacchierata e col sottofondo musicale. Guarda caso, una chitarra pulita come quella che suoni tu, assolutamente. Grazie, Fabio. Esatto, grazie a te. Sempre un piacere. Spero, grazie, di incontrarti prima del prossimo disco o di fare prima il disco. Mi auguro che tu possa venire a fare in Molise presto una tua, sì, sì. Ma in una Molise tua ci serata. Ci sono stato un miliardo di volte. Adesso appena ci ripasso te lo dico. Certo, assolutamente. Così ci incontriamo. Vai, allora, grazie a Fabio Garante. Grazie, Fabio. Grazie a te. Un abbraccio.